No, allora intervengo io. Papà è bruttissima. Facciamo il fratello maggiore. Ciao, sono Marcello Lombardi, atleta della squadra nazionale di arrampicata della Fasi. Durante gli anni la gestione della squadra nazionale è cambiata molto, c'erano più risorse, quindi questo permette di gestire la squadra in un modo diverso. Questo ovviamente ha portato dei cambiamenti che magari subito non sono facili magari da metabolizzare per gli atleti, che sembrano difficili da accettare, però ti rendi conto che aiutano e aiutano tanto nella progressione, nel miglioramento, soprattutto nel riuscire a stare più tempo insieme tra gli atleti come squadra, e questo è tutto più motivante e aiuta molto nei momenti più magari più di bassa motivazione, quando devi spingere di più durante l'allenamento. Anche dal punto di vista tecnico sicuramente sono cambiate, migliorate molte cose, abbiamo più tecnici a disposizione. Quando prima eravamo abituati a fare la maggior parte del lavoro da soli, adesso quando siamo in raduno abbiamo quasi sempre il tecnico. Anche questa è una cosa che magari la prima a volte sembrava strana, perché se non sei abituato ti puoi sentire a disagio magari, però poi ti rendi conto che è una cosa decisamente positiva e da cui puoi trarne grossi vantaggi. Se mi dovessi trovare in finale magari con Ste sulla lead, avrei paura che mi dasse veramente tante prese o se invece mi dovessi trovare in finale con Philip, che però magari potrebbe valere con qualsiasi altra persona, che non mi schiuderei sulle placche quando lui invece le farebbe facile. Da veterano, se non vogliamo dire più anziano ormai, ci sono diversi aspetti. In alcuni momenti è sicuramente motivante vedere i giovani che ti raggiungono, ti superano, e quindi sei sempre alla ricerca di migliorarti per stare al passo con quelli più forti che vengono su. In alcuni momenti è più difficile magari, perché vedi che fai più fatica, quindi devi sforzarti di più di altri su alcune cose che gli vengono più naturali, mentre in altri allo stesso tempo è comunque motivo di orgoglio riuscire a dare un minimo di esempio, di buona strada, di indicazioni, e quindi dopo tanti anni che qualcun altro l'ha fatto per te, è bello allo stesso tempo che riesci a dare qualcosa indietro.